Telespettatori di TFN, buon pomeriggio dal Marco Tomaselli. Big match del campionato di Serie D, il derby che tutti aspettano ormai da tantissimi anni. La grande sfida con un rivale di sempre, il Siracusa di mister Gaetano Auteri, capolista, ammazza campionato di questa Serie D. 12 punti di vantaggio dai biancoscudati, che comunque sono una matricola che sta entusiasmando tutti. Anticipo, anche perché la partita inizialmente doveva essere trasmessa in diretta su Rai Sport Più via satellite, ma poi alla fine la diretta è saltata e quindi c'è stata solo la differita. Ci sono le telecamere della Rai e le immagini che vedete ci sono proprio gentilmente concesse, quindi vedremo anche delle inquadrature dal basso molto belle che potremo commentare dalla squadra appunto della Rai qui presente in tribuna per questo evento, perché di questo dobbiamo parlare. Un grande evento calcistico, ci sono circa 4.000 spettatori, tanti ne può contenere la tribuna che è stracolma, molti anche i tifosi nel parterre giù e molti quelli di almeno un 200 presenti in curva nord, dove si trovano i tifosi e gli ultras della Nissa, mentre nel parterre ci sono le brigate. Intanto stanno uscendo i ragazzi della che andranno in panchina, si alza forte l'urlo Nissa Nissa, e ancora la partita deve comunque avere inizio, quindi c'è già grande calore, grande entusiasmo. Andiamo a leggere le formazioni, ci sono delle novità. Il Siracusa è in campo con Fornoni, Bufalino, Ginobili, Marinello, Iodice, Occhipinti, poi Gaudio, Gianni, Cosa, Sarli, Cosentino. In panchina c'è Siringo, Guardanella, Giordanella, Strigari, Dalì, quindi Accaputo, Catania. Mentre state vedendo delle immagini dal basso della tribuna davvero molto belle e che sono praticamente da brivido, queste sono le immagini naturalmente Rai, il telecronista della Rai. E mentre le squadre stanno per entrare in questo momento in campo, dicevo, in panchina Catania e Berti, adesso lo spettacolo della tribuna del Marco Tomaselli con i ragazzi delle brigate che hanno organizzato una coreografia da brivido, la stiamo vedendo adesso in diretta proprio da queste spettacolari immagini che ci giungono dalla tribuna, davvero da brivido, un pubblico spettacolare che è meritevole, Michele, di ben altri palcoscenici. Sì, stiamo rivivendo le stesse sensazioni della partita promozione contro l'Enna dello scorso aprile. Davvero bella la cornice di pubblico quest'oggi al Marco Tomaselli, ogni partita dovrebbe essere così, peccato che per le altre gare non è proprio il pubblico delle grandi occasioni, mentre questo oggi è davvero la partita delle partite e speriamo che la Nissa possa fare bene. L'arbitro è il signor Federico La Penna di Roma, gli assistenti sono Andrea Cipollini di Frosinone e Giovanni Garito di Aprilia. Il saluto delle squadre mentre l'esplosione di colori dal parterre e dalla tribuna del Marco Tomaselli, guardate immagini da brivido, sicuramente non consone ad un campionato di dilettanti. Formazione della Nissa in campo con Milani, Colletto, Sabatino, Bonino, Basile, Cutaia, Garufo, Avola che ce l'ha fatta nonostante qualche piccolo problema, Failla, Di Gaetano, e questa è la sorpresa, Di Gaetano dal primo minuto al posto di Diallo che va in panchina, il calabrese in panchina, Paratore, Gnoffo, Iannolino, Costa, Caccetta, Comparato e appunto Diallo. L'allenatore è Valentino Fama, ma in tribuna c'è mister Boscaglia che è squalificato. Intanto vediamo la formazione del Siracusa, ancora Fornoni, Bufalino, Ginobili, Marinello, Iodice, Occhipinti, Gaudio, Gianni, Cosa, Sarli e Cosentino. In panchina Siringo, Giordanella, Strigari, Dalì, Accaputo e Catania, e Berti che parte appunto dalla panchina. Mentre stiamo rivedendo in replay le immagini davvero emozionanti, belle, che giungono
dal parterre. Adesso la formazione della Nizza con Milani, Colletto, Sabatino, Bonino, Basile, Cutaia, Garufo, Avola, Failla, Di Gaetano e Calabrese, ancora la panchina, Paratore, Gnoffo, Iannolino, Costa, Caccetta, Comparato e Diallo. Tutto pronto per il fischio d'inizio, facciamo azzerare il cronometro al nostro collega, appunto, Michele Di Giugno, quindi per dare il via a questa partita, a questo big match del quale si è parlato tantissimo in questi giorni. Il signor La Penna è tutto pronto, può cominciare dal fischio d'inizio. Inizia il derby tra Nizza e Siracusa. Bonino, il lancio in profondità dove c'è Di Gaetano che cerca di saltare il numero 6 Occhipinti. Ancora un pallone in aria per Diallo Failla che spinge un difensore, quindi c'è il calcio di punizione a favore della formazione, mentre rivediamo il replay, il colpo di testa, il fallo commesso appunto da Failla. Di Gaetano anticipato da Mariniello, il pallone finisce nella zona dove c'è Cosa, anzi Sarli, il colpo di testa, poi cerca di intercettare Garufo, fa pressing la Nizza, nel cerchio centrale c'è Gianni, quindi Gaudio, il numero 5 Iodice che scaraventa in avanti verso Cosa. Poi c'è un fallo ai danni di Calabrese da parte di Ginobili, lo vediamo, del numero 2 Bufalino, calcio di punizione per la Nizza. Vedete in sovraimpressione un minuto dal fischio d'inizio, rimessa è di Iodice, il pallone indietro verso Occhipinti che gira da questa parte per il numero 3 Ginobili, avanza Ginobili verso il cerchio centrale, scambia con un compagno, quindi Occhipinti, suggerimento centrale per il numero 7 Gaudio che viene fermato, la Nizza cerca adesso di riportarsi in avanti con questo lancio in profondità, recuperato facile dal portiere Fornoni. Micheli, vediamo un po' di analizzare le formazioni delle due squadre, soprattutto dello schieramento in campo. Sì, entrambe le squadre adottano un 4-4-2, la Nizza gioca con Laudato appunto 4-4-2 con Milani in porta, con Bonino e Sabatino esterni bassi, Colletto e Basile centrali, poi sulla mediana ci sono Avola che torna dopo l'infortunio di 7 giorni fa, quindi dopo aver saltato la partita con Vittoria è nuovamente in campo il capitano insieme a Cutaia sulla mediana, poi sugli esterni alti agiscono Garufo e il numero 11 Calabrese. Attenzione, Sabatino intanto recupera palla, cerca suggerimento sulla sinistra a beneficio di Calabrese, deve saltare un uomo che lo mette giù, il fallo di Bufalino, c'è calcio di punizione. Sì, dicevamo appunto gli esterni alti che sono Garufo e Calabrese a sinistra, e poi in attacco c'è la coppia Failla di Gaetano con Diallo pronto a subentrare nella ripresa. Lo stesso schieramento adotta l'11 di Auteri con diciamo in attacco la coppia temuta Cosa Sarli, che insieme hanno realizzato la maggior parte dei gol di questa stagione a Retusea. Calcio di punizione per la Nizza, batte Colletto, la palla che spiova al centro dell'area, c'è un colpo di testa di Mariniello, va a recuperare Di Gaetano che riesce a suggerire verso Bonino in mezzo, la conclusione di Sabatino al lato, occasione dunque, cross di Di Gaetano, di Bonino, e lo stiamo vedendo dopo lo scambio con Di Gaetano. E la conclusione di Sabatino. Riparte il Siracusa adesso, Mariniello. Il pallone verso Iodice. Poi recupero di Basile, quindi Garufo verso Bonino, il lancio per lo scatto di Failla, controlla Occhipinti, lascia scorrere il pallone indietro verso il portiere Fornoni che va al rinvio.
colpo di testa di Colletto, quello di Ginobili, attenzione, poi lo stop di Failla, lo scambio sulla destra con Garufo, ancora Failla cerca di andarsene, la sfera finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco già battuta, Failla, Bonino anzi scambia con Failla, e poi c'è la cross di Bonino con palla che termina al lato e quindi si riprende con una rimessa dal fondo, mentre stiamo rivedendo il cross, il tiro cross di Bonino con palla che termina fuori. Scocca il quinto minuto, 0-0 qui al Marco Tomaselli tra Nissa e Siracusa, il colpo di testa di Cutaia, ancora centrocampo calabrese, Cutaia distribuisce sulla destra verso Bonino, di prima anticipato adesso un giocatore bianco squadra e poi c'è il numero 5 Basile che senza tanti complimenti spedisce il pallone in fallo laterale. Riparte la Nissa con Failla, buon inizio, viene strattonato, viene spinto anzi da Ginobili, per l'arbitro è tutto regolare. Ottimo l'inizio di Failla. Sì, ottimo l'inizio di tutta la squadra, stanno giocando davvero un'ottima gara, soprattutto l'approccio si sembra quello dei migliori. Vediamo anche Sabatino che rispetto alle altre partite si propone di più in avanti, potrebbe essere l'arma in più di questa Nissa. Anche Di Gaetano sembra aver iniziato nel modo giusto, speriamo che la Nissa possa sbloccare la gara al più presto, anche se comunque il Siracusa in questo momento ci sembra che stia attendendo la Nissa nella sua tre quarti per poi ripartire, attenzione perché in avanti sono davvero, davvero pericolosi. Abbiamo visto inquadrato il presidente Luca Mannino che assiste a bordo campo a questa partita. Bufalino, la rimessa in gioco verso Gaudio, Gaudio si gira, il traversone verso il centro e attenzione c'è questo colpo di testa di Sarli con Basile che riesce a deviare in calcio d'angolo, c'è calcio d'angolo per il Siracusa, stiamo vedendo Sarli, il colpo di testa e poi la respinta in corner, tutto questo mentre c'è il calcio d'angolo che batte il Siracusa, c'è colpo di testa, ancora un traversone verso il centro, pericolosissimo, e c'è il fuorigioco di Cosa, e quindi calcio di punizione per la Nissa, mentre stiamo rivedendo questo traversone pericolosissimo, la respinta con i pugni di Milani, calcio di punizione dunque per il fuorigioco. Avanza adesso il Siracusa, c'è un fallo, è un calcio di punizione per la squadra bianco scudata per un fallo di Sarli ai danni di Garufo. Già battuta la punizione, calabrese a stento riesce a mantenere il pallone in campo, cerca di contrastare Di Gaetano, poi è Mariniello, questo lancio in avanti, colpo di testa di Maglio Basile, un altro fallo, un calcio di punizione per un fallo su Avola commesso da Mariniello, difensore esperto, il capitano della squadra allenata da Gaetano Auteri. Rivediamo appunto il fallo. La punizione già battuta, c'è un rilancio adesso di Ginobili, il pallone è verso Sarli che viene fermato in fallo laterale da Bonino, buono l'intervento, la rimessa in gioco di Ginobili, il pallone è lo scatto adesso del numero 11 Cosentino con palla che termina però direttamente sul fondo. E quindi può ripartire la Nissa, si è affacciato Michele il Siracusa in questa fase iniziale della tre quarti della Nissa, è stato anche pericoloso. Sì, è stato pericoloso anche se fino a questo momento non ha fatto nulla di che, la Nissa ci sembra poter fare la gara, l'approccio sembra migliore, ci ha allenato da Boscaglia, mentre Auteri sembra che la sua squadra non sia proprio in condizione di sbagliare in questo momento, dei giocatori che possono fare la differenza,
però la difesa della Vista fino a questo momento non ha sbagliato un colpo, ma tutto Basile e Bonino stanno raddoppiando su i giocatori del Siracusa. Ora la Vista cerca di ripartire e vediamo quello che succede. Bonino per Avola, si sposta sulla destra, effettua un lancio per lo scatto di Cutaia, mantiene il pallone in campo, no, il pallone è fuori e quindi c'è la rimessa in gioco. Nono minuto, stiamo avvicinandoci al decimo minuto, partita subito con inizio vibrante, la rimessa in gioco di Ginobili, indietro per Occhipinti, ancora Maximiliano Ginobili, Giuseppe Occhipinti, il lancio nel cerchio centrale, salta Cosa ma non riesce a recuperare, ci riesce adesso dopo questo lancio in avanti per il numero 7 Gaudio, tra due uomini viene fermato, può ripartire la Nissa adesso con Failla che insegue questo pallone, c'è però Occhipinti che fa buona guardia e poi tenta di spazzare ma arriva Garuffo in anticipo e si prende gli applausi. Rimessa in gioco, Ginobili, Garuffo di testa intercetta, poi ci arriva ancora Occhipinti, un fallo, un calcio di punizione che va a battere il Siracusa, un'irregolarità proprio ai danni di Occhipinti, la punizione, Ginobili, Occhipinti ancora, il lancio a scavalcare la mediana, c'è Colletto, scambia con Avola, poi Cutaia verso Di Gaetano che apre subito di prima per il numero 7 Garuffo che però era indietro e non poteva arrivarci e quindi il Siracusa può ripartire. Fallo su Cosentino, calcio di punizione, Nissa quadrata, Siracusa comunque anche ben messo, dobbiamo dire è una partita che si gioca fino a questo momento prevalentemente a centrocampo. Sì, è detto bene, anche se la Nissa, se vuole inserire il Siracusa, deve giocare semplice, bisogna giocare il più semplice possibile di prima come vuole mister Boscaglia, non bisogna tentare questi lanci lunghi e profondi dove poi alla fine i difensori del Siracusa possono avere la meglio. La Nissa deve giocare come ha sempre giocato, soprattutto le partite casalinghe, dove ha dimostrato che è una grande squadra, dove ha dimostrato che fa un gran gioco e questo è quello che deve fare la Nissa, perché altrimenti è dura e Siracusa poi alla fine può sempre uscire fuori. Intanto chiede un fallo di mano Ginobili, ma l'arbitro dice che l'intervento con la mano di Garuffo è stato involontario e quindi si riprende con la rimessa in gioco per il Siracusa, semplice rimessa, Ginobili, attenzione, c'è Colletto che viene spinto, calcio di punizione, dodicesimo minuto al Marco Tomaselli, 4.000 spettatori, grande pubblico per il big match tra Nissa e Siracusa al Marco Tomaselli, la prima della classe che ha fatto il vuoto contro la sorprendente, la grande rivelazione di questo campionato, la Nissa di Roberto Boscaglia. Sabatino, poi c'è questo lancio, attenzione per lo scatto sulla sinistra di Calabrese che dice di... L'arbitro vede un fallo proprio di Gaetano, anzi, che ai danni del giocatore Iodice, quindi c'è la punizione per questo fallo commesso da Iodice, il capitano adesso, Occhipinti, che manovra nella propria tre quarti. Serve verso Iodice, soprannominato The Wall dai tifosi del Siracusa proprio per le sue grandi doti dello stacco aereo e delle capacità difensive che hanno fatto di questa difesa del Siracusa, non solo per Iodice ma anche per la presenza di giocatori come Occhipinti, insomma la difesa meno perforata d'Italia. Bonino, lo scambio con Garuffo non si chiude, però la palla finisce in fallo laterale, la rimessa di Ginobili, il pallone verso Sarli, poi c'è questa apertura centrale per Cosa ma intercetta Sabatino senza problemi, da a Milani che scaraventa nella zona dove c'è Calabrese, sulla sinistra ancora Calabrese, cerca di mantenere il pallone in campo, vi riesce sulla linea di out, la palla non esce ancora, c'è un retropassaggio, finisce ad Occhipinti la sfera, adesso viene pressato da Ciccio Di Gaetano con palla che termina in fallo laterale,
L'ultimo tocco ovviamente è dell'attaccante di Seno e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco. Iodice, il pallone adesso nella zona di Sabatino che stavolta cicca, c'è Sarli, attenzione Sarli sulla destra, manovra, è inseguito da Basile che lo ferma, ancora Basile non riesce però ad evitare il fallo laterale, rimessa in gioco per il Siracusa. Ancora la capolista cerca di portarsi in avanti, ma c'è appunto il numero 3 Sabatino che purtroppo scivola e quindi calcio d'angolo per il Siracusa, un regalo ma certamente non voluto. Si scalda le mani Milani, è tutto pronto per il traversone, attenzione verso il centro, esce, poi c'è questa conclusione al lato del numero 8 Gianni al quindicesimo, conclusione di Gianni al lato. Brivido Michele. È brivido sì Alessandro, era la prima occasione del Siracusa, questo tiro fuori aria sembrava indirizzato dello specchio alla porta, meno male che è andato fuori di non molto, anche se comunque Milani ci sembrava ben piazzato. C'è un fallo, batte Avola, il pallone verso Calabrese, mette a terra la sfera Calabrese, cerca di dare centralmente al capitano Avola che di prima cerca l'inserimento in avanti, poi c'è Di Gaetano, forse un fallo, si prosegue, occhi pindi, il svirgola il pallone Basile, ma c'è però Bonino che va a recuperare, evita anche il fallo laterale, serve Garufo, il pallone centralmente, poi il pressing con rimessa in gioco che viene data al Siracusa. Basile purtroppo ingannato dal terreno che è scivoloso, cerca il fraseggio di prima Siracusa, ma interviene la Nissa, non ci sono giocatori in avanti, quindi prova adesso Calabrese ad inserirsi su Bufalino, palla in fallo laterale, batte Bufalino, il suggerimento è verso Cosa, il traversone di Cosa al centro però non c'è nessuno, arriva Milani e recupera senza particolari problemi e può dare immediatamente, attenzione ad Avola, il terreno è in ganna, quindi bisogna stare molto attenti perché poi per un fraseggio sbagliato ci può nascere il gol. Beffa, adesso c'è questo lancio verso Failla, Failla che di testa cerca di portarsi in avanti, ancora Failla, commette fallo però ai danni di Ginobili, calcio di punizione per il Siracusa e Ginobili che sistema la sfera per la battuta di questo calcio di punizione, fa arretrare la posizione l'arbitro. 17esimo minuto, 0-0 il big match qui al Marco Tomaselli tra Nissa e Siracusa. Colpo di testa, Garufo che scaraventa sulla sinistra dove c'è Calabrese che però è ben controllato, dobbiamo dire, su quella fascia. La palla scorre adesso tra le mani di Milani. Sabatino, il lancio è per Di Gaetano che lascia scorrere con questa finta il pallone verso appunto Failla, si continua a giocare, cerca Failla, va a commettere fallo da dietro, attenzione, anzi Di Gaetano, ci potrebbe anche stare l'ammonizione, rivediamo l'aggancio, vedete, da dietro, e il calcio di punizione giusto per il Siracusa, 18esimo, palla verso il centro dell'area dove non c'è nessuno e il portiere Milani può recuperare, il rinvio di Milani, il colpo di testa di il colpo di testa di Gaetano, ma ancora il Siracusa che sembra che di avere un po' preso adesso le misure sulla Nissa, Cosa spinto da dietro, calcio di punizione a favore del Siracusa. Si porta in avanti la capolista, adesso Bufalino, palla, lo scambio con Sarli, intercetta però la Nissa,
cerca di riportarsi in avanti adesso in fase di rimessa con questo lancio per Di Gaetano, che però non ci arriva, quindi Iodice ancora, mentre c'è qualche problema per un giocatore della Nissa che ha preso una botta. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Capitan Avola. Avola dice di avere preso una botta, ecco qui stiamo rivedendo le immagini, e rimane giù, chiedeva il fallo, l'arbitro però ha lasciato proseguire. Rimessa in gioco e pallone che la Nissa restituisce al Siracusa. Le reti giallo-rosse oggi debuttano qui al Marco Tomaselli. Sarli con Sabatino, e Sabatino alla meglio, riesce a recuperare. Il lancio c'è, ci sono spazi adesso, attenzione Calabrese, possibilità del contropiede. Ancora la Nissa in avanti, il pallone verso Garufo che cerca di servire centralmente, ma Di Gaetano purtroppo non può in quel punto volare, non ci arriva, non c'era nessuno in avanti. Ancora Failla, lo scambio è con Garufo serve, ancora Failla che entra in aria, attenzione Failla, la conclusione verso il centro, la porta è vuota, rete, ha segnato Calabrese, ha segnato Fabio Calabrese, Nissa 1 Siracusa 0, 1-0 Bianco Scudato. Sì Alessandro, gran gol Bianco Scudato, esplode il Tomaselli, grande l'azione di Failla sulla sinistra, sulla destra, se n'è andato lì sull'out di destra, è riuscito a crossare davvero un cross invitante per Calabrese che è riuscito a coordinarsi e a battere il portiere Fornoni per l'1-0 Bianco Scudato. Grandissima azione Bianco Scudato, la raccontiamo nuovamente, Failla sull'out di destra è riuscito a superare una serie di avversari, poteva anche calciare a rete ma ha preferito darla al centro per la corrente Calabrese che tutto solo è riuscito a mettere la palla in rete per l'1-0 della Nissa, meritato perché fino a questo momento il Siracusa ha fatto davvero poco. Nissa in vantaggio e intanto esplode qui la gioia al Marco Tomaselli per il gol che stiamo rivedendo da tutte le posizioni, del vantaggio della Nissa al minuto ventesimo minuto, 1-0 dunque per la Nissa sul Siracusa, un boato, un'esplosione del Marco Tomaselli, attenzione però perché il Siracusa non subiva gol non so da quanto tempo, attenzione a questo tiro e la parata, quanti minuti di imbattibilità, sono enormi. Sì, tanti minuti di imbattibilità della formazione del Siracusa, poi ne ha presi fino a questo momento dopo la 17esima pochissimi, meno di 10 gol, e questo la dice lunga sulla squadra, sulla forza in questa squadra, quella del Siracusa. Però oggi la Nissa era l'approccio, quello che non doveva sbagliare, non l'ha sbagliato assolutamente. Bisogna stare attenti ora a fare la partita, a giocare come se le due squadre fossero ancora in parità, perché la Nissa deve giocare con questa mentalità, quella vincente, altrimenti il Siracusa, come abbiamo detto poc'anzi, può uscire fuori e fare male. Allora la Nissa, nonostante questo vantaggio, attenzione Garufo, c'è un lancio verso Di Gaetano, scatta Di Gaetano sulla destra, cerca di dare verso il centro, c'è Calabrese che però viene colto controtempo e il pallone in fallo laterale. 1-0 Bianco Scudato al Marco Tomaselli e si alza l'urlo Nissa. Punizione, attenzione, fuori gioco di Cosa, mentre c'è uno scontro con Basile che rimane giù, l'arbitro discute con Cosa e qua dice non ho fatto nulla, va a chiedere scusa adesso al giocatore Bianco Scudato. Alessandro, il gol per alcuni versi somiglia alla realizzazione fatta contro il Castrovillari, quell'occasione per portare a crossare, e Calabrese al volo quella volta tirò in rete un gran gol. Questa è un'azione che somiglia molto a quella, e questo fa capire come la Nissa in allenamento provi questo tipo di schemi, soprattutto con questi inserimenti dalla linea mediana del centrocampo, soprattutto sugli esterni,
realizzare il gol. Rimessa laterale. Siracusa in avanti, Gianni. Ora Ranissa si difende. Colpo di testa. Attenzione all'inserimento. Ma regge bene la retroguardia di Sena. E Sabatino fa carambolare su Sarli questo pallone che finisce in fallo laterale. 24esimo Lanissa è in vantaggio contro il Caterpillar Siracusa, 41 punti in questo campionato, imbattuto da 9, la porta imbattuta da circa 9 giornate, mi pare da 9 giornate, 8-9 giornate, insomma uno score incredibile. E Lanissa è riuscita a domare la squadra aretusea. Adesso Bonino come un leone aggredisce con i denti il pallone, lo spedisce in fallo laterale. La rimessa di Ginobili, fallo di Cutaia sul numero 7 Gaudio. Il Siracusa si spinge in avanti. Marinello, Marinello, calcio di punizione verso Sarli che mette in mezzo sul fondo, pallone sul fondo. Iodice si era sganciato in avanti, discute con Maglio Basile, dice di essere stato spinto. Milani al rinvio, mentre stiamo rivedendo l'azione non c'è nessun fallo, il giocatore è caduto da solo. Failla, ottima prestazione, lo scambio adesso di prima con Cutaia verso Calabrese, Calabrese sempre verso Cutaia, cerca di trovare spazio sulla destra ma c'è Ginobili che interviene, poi in seconda battuta ancora palla in pallo laterale. Bonino, e Di Gaetano non riesce a stoppare, era troppo forte, ora salta, salta Colletto che anticipa Cosa, vita dura oggi per Cosa, con Colletto, però questo pallone, attenzione, di Bonino non filtra, possibilità del capovolgimento di fronte, ma c'è Basile che spedisce in fallo laterale, applausi del pubblico, rimessa in gioco, Siracusa in avanti, attenzione all'inserimento, ma c'è il fuorigioco. Del numero 11 Cosentino. Calcio di punizione. La battuta, palla lunga in pallo laterale. Ginobili. Fallo su Cosentino da parte di Bonino e calcio di punizione. Auderi adesso chiede la distanza, questo pallone in avanti mentre va Milani a recuperare, non può prendere con la mano, non poteva forse, ma c'è stato il ginocchio e quindi l'arbitro ha lasciato proseguire in questa circostanza, ha fatto bene. Sabatino si porta in avanti, nessuno lo affronta, il pallone per Di Gaetano, fuori gioco di rientro, protesta l'attaccante, dice che non c'era. Occhi pinti, Iodice, Calabrese autore del gol, l'uomo che ha infilzato la porta imbattuta del Siracusa. Palla verso Failla, poi Iodice che spazza mentre in gradinata si agita mister Foscaglia. Da indicazioni, siamo ormai vicini alla mezz'ora, 29esimo al nostro cronometro che scatta in questo momento, 1-0
quando qui esplode in tribuna. Però poi bisogna stare attenti anche ad evitare che le danni mani. Punizione per il Siracusa che si porta in avanti, sembra un po' adesso confuso il Siracusa, adesso Basile che recupera, quindi il pallone per Avola che perde la sfera. Attenzione, il Siracusa spinge adesso con Sarli sulla destra, Sarli va sul fondo, il traversone verso il centro, poi cerca la conclusione Gianni ma preferisce servire sulla destra, c'è un traversone verso il centro, calcio d'angolo, spinge il Siracusa. Sì, sta spingendo Alessandro ed è quello che non doveva succedere, nel senso che la Nissa deve cercare di comunque ragionare meglio lì in mezzo al campo, cercare di fare la sua partita, ma attenzione a questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo, palla che spiove verso il centro, c'è colpo di testa di Gaetano che in retroguardia va a recuperare, parte il contropiede adesso di Gaetano, il pallone ancora di Gaetano che scatta in avanti, c'è Garufo che arriva sulla destra, c'è Bonino, anzi da quella parte è solo Bonino non ci arriva, peccato perché sulla sinistra c'era Garufo. Eh sì Alessandro, c'era sia Garufo, poi c'era anche Failla che era ben posizionato, era sul filo del fuorigioco, poteva servirlo in verticale e magari uscire fuori una bella occasione per la Nissa, peccato davvero perché era in un contropiede, doveva essere poteva essere un'occasione in più per la Nissa. Ottimo lavoro di Gaetano, dobbiamo dire, che ha recuperato il pallone e poi è anche rimasto. Giocatore in condizione. Sì, la condizione fisica c'è, non gioca dal primo minuto da tantissimo tempo, probabilmente dallo scorso campionato se non sbagliamo, e quindi bisogna capire se terrà i 90 minuti, ma in panchina ci sono naturalmente i sostituti validi come Diallo e Costa. Quindi... Quando c'è un fallo su Garufo, piuttosto duro, rimane giù Garufo, l'arbitro invita alla calma, adesso Bonino va a chiedere spiegazioni, vediamo questo colpo di testa su Di Gaetano, mentre ancora Cosa va a protestare, calcio di punizione, e Avola, distanza però proibitiva per Avola. La palla verso Cutaia che suggerisce per chi? Per un fuorigioco di, adesso magari lo rivediamo, questa posizione irregolare, vediamo se la regia ci rimanda le immagini, fuorigioco che dalla nostra prestazione sembrava un po' dubbio. Fornoni. Allontana Basile. Gioco pericoloso di Cutaia, giusta decisione dell'arbitro, Bonino di testa in fallo laterale, la rimessa di Cosentino, bravo Bonino, finta e fa scorrere sul fondo, grande prestazione anche oggi del difensore bianco scudato, la palla finisce sul fondo. Mentre vedete una bella inquadratura della curva dei tifosi, la curva nord. Milani, Calabrese va a recuperare, indietro per Sabatino, il lancio è per Di Gaetano, sono due uomini su Di Gaetano a controllarlo, addirittura adesso c'è un fallo a centrocampo, già battuto il calcio di punizione, Marinello. Quindi Bufalino, il lancio verso Sarli, il colpo di testa e c'è il fallo di Sarli, calcio di punizione, vedete questa spinta piuttosto netta, fa pressing la Nissa a centrocampo, cerca di non far ragionare i giocatori del Siracusa che cercano la geometria, c'è Bonino onnipresente, il lancio è in profondità nella zona di Failla che non riesce ad agganciare, Gaudio può
Poi però è imbrigliata la manovra del Siracusa, il pallone finisce in fallo laterale. La rimessa, Garufo, di Gaetano, anzi Failla, la rimessa in gioco è bianco scudata. La battuta, il colpo di tacco, intercetta Cutaia, Cutaia indietro, il pallone verso Avola che lancia centralmente per Failla che non si avvede del pallone, arriva però con difficoltà il numero 6, Occhi Pinti, che spara in fallo laterale. La rimessa in gioco è bianco scudata, 35esimo, Bonino, Cutaia. Poi parte il contropiede del Siracusa, attenzione Sarli, Sarli, c'è questo suggerimento centrale ma Sabatino fa buona guardia, quindi c'è Colletto, grande azione di Colletto che effettua però questo lancio troppo precipitoso e potente, la palla finisce tra le mani di Fornoni. 35esimo, Nissa 1 Siracusa 0 al Marco Tomaselli. Sarli fermato, poi questo pallone indietro, attenzione però a questo rinvio basso di Milani, molto pericoloso. Gianni cerca di trovare spazi, serve Cosa, ma c'è però Basile, perfetta l'inserimento e il pallone è per Sabatino, quindi Calabrese avanza verso il centrocampo. C'è questo lancio per Garufo, perfetto, mette la palla a terra Garufo, l'inserimento di Cutaia che viene servito in questo momento, Cutaia cerca l'affondo sulla destra, se ne va, scivola un difensore, il centro, Cutaia, rete! Rete! È pazzesco il gol di Piero, è pazzesco il gol di Piero, è pazzesco! È pazzesco il gol di Piero, incredibile, un pallonetto che è sotto la traversa, è pazzesco, qualcosa di davvero incredibile Alessandro, grandissimo gol, grandissima azione bianco scudata, una triangolazione perfetta, Garufo, Cutaia, Garufo e ancora Cutaia che è riuscito con un pallonetto a fare fuori i Fornoni, davvero un grandissimo gol alla del Piero all'incrocio dei pali in una posizione incredibile, era una posizione decentrata, davvero difficile l'esecuzione, ma è stato bravissimo Cutaia a realizzare un gol davvero strepitoso all'incrocio dei pali, Fornoni nulla poteva, Cutaia, Garufo l'assist per Cutaia che è riuscito all'incrocio dei pali a mettere la palla in rete, un'azione tutta di prima e c'è stato questo gol davvero incredibile di Cutaia che rimarrà nella storia biancoscudata. Come al solito Cutaia è sempre uno che con la storia ha un appuntamento fisso qui al Marco Tomaselli, ancora lui, un grandissimo gol, pazzesco gol di Cutaia. Marinella adesso attenzione, lo scatto di Sarli, posizione regolare, Sarli cerca lo spazio, serve per il numero 7, forse c'era il fallo, c'è il vantaggio, ma la retroguardia di Sena libera, attenzione questo pallone tranquillo, Bonino che spazza, è incredibile, 2-0, 38esimo minuto, 2-0 per la Nissa sul Siracusa, davvero incredibile, Colletto, padrone del campo, la squadra biancoscudata adesso che avanza con Failla, Failla va a recuperare il pallone, lo ferma De Wall però questa volta e riesce a servire Occhi Pinti, il lancio per Cosa, posizione regolare, c'è l'uscita, attenzione porta vuota, Cosa, è il gol di Cosa che accorcia le distanze, gol di Cosa, c'è stato un vuoto, Cosa accorcia, stiamo rivedendo il gol, vedete Cosa con la porta vuota che va a questa conclusione,
che si insacca. 2-1 dunque, partita riaperta, ma la Nissa c'è, ancora un pallone in aria e c'è questa uscita in calcio d'angolo da parte di Iodice, che rimane giù. Intervento di Iodice, peccato Michele. Sì, peccato aver subito il gol dopo il raddoppio della Nissa. Era importante chiudere il primo tempo sul 2-1. Sì, era importante chiudere col doppio vantaggio. Qualcosa che non è andato su quella parte. Sì, probabile c'è stato poi questo contropiede della Siracusa con Cosa, che si è trovato tutto solo davanti a Milani, anzi è stato anche bravo Milani a non fare fallo, che rischiava anche lì l'espulsione. E alla fine è meglio un gol subito che giocare in 10 tutto il resto della gara e poi magari subire il calcio di rigore nella stessa azione. Allora dobbiamo prenderci questo 2-1, la Nissa sta giocando una grandissima partita, merita questo vantaggio perché il Siracusa ha creato scompiglio solo in due occasioni, una addirittura da fuori aria e la seconda con questo gol che riapre la gara. Ma sicuramente la Nissa deve stare ora calma, deve giocare come ha fatto finora e sicuramente potrà portare a casa questo grandissimo risultato finora acquisito. Tanto inquadratura, il gioco è fermo, inquadratura per il pubblico, il bel pubblico del Marco Tomaselli. Si rialza Iodice, sembra non avere problemi. Fornoni, c'è un pallo a centrocampo su Avola, punizione già battuta. Il pallone finisce a Calabrese, anzi a Sabatino sulla destra, inserimento di Failla che entra in aria, non aggancia però Failla, pallone sul fondo. Fornoni, attenzione Cosa, si inserisce Sarli, pericolosissimo Sarli, diagonale di Sarli al lato. Ci prova Sarli, rivediamo. Comunque quando si sganciano in avanti sono, fanno paura. Sì, è una coppia davvero ben assortita, Cosa Sarli, però la Nissa deve stare attento soprattutto su quella zona di campo, sull'out di sinistra dove c'è Sabatino che in due circostanze non si è fatto trovare pronto, lì ha dovuto ripiegare per ben due volte Basile, nella prima occasione addirittura Basile non era proprio pronto e lì c'era Cosa tutto solo, nella seconda è riuscito a contenere la sfuriata di in avanti di Sarli e la palla è andata fuori di volto, però attenzione soprattutto a quella fascia e ci sembra che proprio da lì si accusa cerchi di manovrare di rendersi pericolosa. Allora la Nissa deve ora orchestrare una buona manovra per contenere questa sfuriata. Garufo sulla destra, arriva Bonino, attenzione Bonino, ma è in fuorigioco. Avola cerca un pallonetto, possibilità del contropiede, adesso lascia scorrere Basile, il fallo laterale. 43esimo minuto, la Nissa era andata sul 2-0, ha subito però il gol del 2-1 pochi istanti dopo, pochi minuti dopo. Partita comunque sempre apertissima, le due squadre giocano a viso aperto e chiaramente è uno spettacolo tra le due migliori squadre. Adesso c'è un fallo, ma c'era la possibilità del vantaggio, si era inserito anche bene, dobbiamo dire, Garufo, che poteva andarsene. Avola, la posizione comunque è proibitiva, prende la rincorsa. Avola guarda il piazzamento dei compagni, serve centralmente per Di Gaetano, suggerimento verso il centro per Calabrese che non può arrivarci. Fornoni al rinvio, la palla spiove nel cerchio centrale, Cosa cerca lo scambio, attenzione, alza la gamba, tutto regolare,
Sabatino che spara in gradinata. Fissa sempre in vantaggio Bufalino. Gianni, attenzione, questo pallone che arriva a centrocampo per lo scatto di Basile, che però è tutto solo. Basile può dare in questo momento la sfera per Failla. Si ferma Failla, non accompagni, si gira, ancora Failla, cerca l'affondo sulla destra Failla. C'è un intervento molto bello di Mariniello, che libera. Attenzione a Sarli, c'è troppo spazio per Sarli da quella parte, bisogna stare molto attenti. Adesso un intervento di Colletto e calcio di punizione, però calcio di punizione, 3 minuti di recupero, ci dice qua a bordo campo con la lavagnetta elettronica Antonio Argento. Punizione, Sarli, fissa sempre in vantaggio al 45esimo. Sarli alla battuta del calcio di punizione, due uomini in barriera, guarda con attenzione a bordo campo Auteri, palla verso il centro, il colpo di testa di Ciccio Di Gaetano, difensore aggiunto che va a recuperare Mariniello. Attenzione Mariniello, lascia scorrere con palla che finisce in fallo laterale. Se ne va ormai il primo minuto di recupero. Veramente un peccato quel gol di Cosa, che ha riaperto una partita. La Nissa sul 2-0 poteva custodire meglio nel secondo tempo, gestire meglio. Attenzione il terreno scivoloso, colpo di testa di Avola, poi il pallone di Gaetano che scambia con Garufo. Ancora di Gaetano che cerca di intervenire, poi c'è Cutaia, Garufo, fallo di Ginobili che andrebbe ammonito, ma l'arbitro grazia questa volta il giocatore Aretuseo. Punizione, Avola, la sfera è per Garufo, ancora il pallone verso Garufo con lo scambio con Cutaia, traversone, c'è la deviazione, no, la palla è sul fondo, nessuna deviazione, peccato. Minuto al termine dei primi 45, 3 di recupero, e in questo istante l'arbitro fischia la fine, finisce 2-1, applausi, un primo tempo davvero bellissimo, una grande partita con la Nissa che ancora una volta sorprende e che passa, porta al riposo il vantaggio per 2-1, ci risentiamo tra alcuni minuti per la ripresa. Secondo tempo di Nissa Siracusa, stiamo rivedendo i gol di questa prima frazione di gioco, e questo è quello di Cosa, 38esimo, che ha riaperto purtroppo per la Nissa il match. Il match che sembrava almeno per quel momento chiuso, mentre a bordo campo viene premiato un giovane del settore giovanile. Con il premio Tomaselli, con Cateno Savoia, c'è la cugina di Marco Tomaselli, c'è anche il fratello di Marco, che hanno donato la maglia. Intanto è tutto pronto per la ripresa delle ostilità, ricomincia adesso il match. C'è un'azione pericolosa, con palla che finisce adesso nella zona dove c'è Milani. Il rinvio dell'estremo difensore bianco sudato. La palla verso Di Gaetano, che riesce a servire di testa a Calabrese. Ancora Calabrese costretto a retrocedere, però cerca un compagno libero, trova Failla, raddoppio della marcatura, fallo di Failla, calcio di punizione, questo fallo sul numero 2 Bufalino. Fornoni, batti Gaetano, c'è questo di là.
lancio adesso della Nissa, che però recupera, non filtra il pallone per Failla. Palla che termina però fuori. Siracusa può ripartire. Gianni. Bonino verso Calabrese, il pallone ancora per Failla, c'è un rimpallo, l'ultimo tocco è suo. Occhi Pinti, che se lo era fatto sfuggire nell'azione del primo gol, adesso è favorito da un rimpallo, con la sfera che finisce in pallo laterale. Ottimo l'anticipo di Manlio Basile, che effettua questo lancio cambiando tutto sulla centralmente, forse sulla sinistra dove c'era anche Calabrese. Recupera Fornoni, Sabatino, Calabrese cerca spazio, c'è un tocco in fallo laterale, la rimessa è del Siracusa. Marinello, fallo su Cosa e calcio di punizione, subito battuto e fuori gioco di Sarri. Sabatino, uno dei migliori, scusate, Bonino, uno dei migliori del primo tempo. Gaudio indietro il pallone verso Marinello, poi manovrano Chipinti e Iodice con lo scambio di uno scambio con Marinello. Adesso Ginobili a sinistra, il pallone per Cosentino che viene fermato, c'è un fallo anche ai danni di Cutaia, c'è il calcio di punizione, si alzano i giocatori della panchina del Siracusa, si scaldano tutti. Punizione che batte Capitanavola, il pallone viene però recuperato da Occhi Pinti. Attenzione a Sarli, a Cosa che va ad anticipare con Letto, ancora Cosa di prepotenza anche su numero 3 bianco scudato Sabatino, che secondo l'arbitro commette fallo. C'è la punizione per il Siracusa. Eh sì, è evidente questo fallo. Quarto minuto. Cosimo Sarli sul pallone, si forma la barriera della Nissa con Avola e Cutaia, vediamo l'arbitro da disposizioni. Ecco Sarli che batte verso il centro, c'è un colpo di testa di Basile in calcio d'angolo. Rimane Giusa Cosa, mentre vediamo, voleva un calcio di rigore e c'è una trattenuta in aria su Cosa. E Colletto è intervenuto, abbiamo visto le immagini. Fortunatamente per la Nissa l'arbitro non ha visto questa irregolarità. Calcio d'angolo per il Siracusa, attenzione Gaudio, la palla sulla sinistra per Sarli che crossa verso il centro, c'è colpo di testa, allontana Sabatino, possibilità del contropiede, ancora con Failla, Failla suggerisce per Calabrese, Calabrese potrebbe dare centralmente per Sabatino, in aria Sabatino, la parata, diagonale di Sabatino. Ed è corner in calcio d'angolo, questo al quinto minuto,
pericolosissima la rissa quando gioca di rimessa. Avola dalla bandierina, il traversone troppo lungo, però è potente. C'è Colletto che cerca di dare da questa parte per Basile, anticipato in fallo laterale. 4-1 il corner. Azione di contropiede della squadra bianco scudata che poteva andare al gol. Sabatino cerca di dare centralmente, c'è il fallo di Faib e calcio di punizione. Il contropiede forse poteva anche essere sfruttato meglio. Sì, poteva essere sfruttato meglio, ma nello stesso tempo Sabatino non poteva fare niente in quella maniera. È stato anche fortunato Fornoni a respingere la palla ed è andata in calcio d'angolo, perché sembrava, stava dando l'impressione che la palla potesse varcare la linea di porta e quindi portare la rissa sul 3-1, però è una rissa che ha dimostrato che quando riparte il contropiede può fare davvero male. Deve essere questa la gara della rissa per tutti i restanti 40 minuti di gioco. La rimessa, ancora Sabatino, scambia con Calabrese. Sabatino perde palla adesso, attenzione Cosa, il colpo di testa sul fondo. Attenzione a perdere questi palloni. Sì, bisogna stare attenti. L'uomo in più di questo Siracusa che è Cosa, è l'unico che sembra voler riaprire questa gara, e lo ha dimostrato nel primo tempo con quell'unica occasione avuta e capitalizzata nel migliore dei modi. 2-1 che ha acceso le sorti di questo incontro. Ora nel secondo tempo, prima un sospetto calcio di rigore, ora con questo colpo di testa è riuscito a impensierire la retroguardia bianco squadra, anche se dobbiamo dire che Basile e Colletto sono davvero in forma quest'oggi e sembrano poter chiudere tutti i varchi relativi alla zona difensiva. Gioco pericoloso adesso, il Siracusa batte questo calcio di punizione. Sulla palla c'è Cosimo Sarli. Punizione, i fischi dei 4.000 sostenitori biancosquadri in tribuna. Attenzione a questo schema con l'opposizione di uno schema, ma è tutto regolare fortunatamente per la Nissa. Gaudio servito da Sarli. All'ottavo minuto, da rivedere però la posizione. Del giocatore del Siracusa. Adesso è Garufo. Cerca un lancio, c'è un fallo. Calcio di punizione. È ammonito. Ammonito il giocatore del Siracusa. Vediamo di chi si tratta. Dovrebbe essere Ginobili. Mentre si stanno riscaldando due uomini nel Siracusa e stanno per entrare, sono Catania e Strigari. Esce il numero 7 Gaudio ed entra Strigari al decimo. Forse c'è un altro cambio, entra Gianluca Catania. Ed esce Cosimo Sarli, anzi Ginobili, scusate, il numero 3 Ginobili. Non Sarli magari, insomma. Sarebbe stata una sostituzione a nostro avviso inspiegabile. Gioca con tre attaccanti, allora mi suggerisce Michele. Intanto seguiamo questa azione della Nissa, c'è traversone! Rete! Rete! Calabrese! Calabrese fantastico!
basta, è riuscito a colpire a... E guardate il presidente Mannino, sigaretta in bocca, calabrese. Adesso rivedremo l'azione, realizza il 3-1, perdate la punizione di Avola, Cutaia mette in mezzo e c'è Aleo qui al Marco Tomaselli, il tripudio e calabrese segna il terzo gol. Il Siracusa in ginocchio, Michele. 3 gol, ne ha subiti 6 fino adesso e 3 in una sola partita. Sì, Alessandro, era inimmaginabile. Svegliami se sto sognando, questa Nissa sta vincendo per 3-1 con il Siracusa. È davvero un sogno che diventa realtà per noi tifosi biancoscudati e per tutto quello che concerne la dirigenza nissena. È davvero una giornata indimenticabile davanti a uno strepitoso pubblico, più di 4.000 spettatori quest'oggi, e questa Nissa che sta facendo sognare tutta la tifoseria biancoscudata, tutta Caltanissetta è in piedi per questa squadra. Una partita davvero incredibile, inimmaginabile. Alla vigilia da meno 12 la Nissa si sta per portare a meno 9 e nel calcio tutto può succedere, e perché non sognare? Intanto si rialza Di Gaetano, terzo gol di calabrese, doppietta di questa fantastica squadra biancoscudata. Intanto c'è il calcio d'angolo battuto, adesso bisogna però stare molto attenti a non commettere ingenuità. Avola, lo stop, la palla a terra, ancora Avola, va giù, ma si prosegue, tutto regolare, rimane a terra Avola mentre ci prova Sarli, la palla verso il centro, attenzione, poi allontana Bonino, mazzata sul calcio di punizione, davvero stupenda da parte della squadra biancoscudata. Adesso c'è questo retropassaggio, Bonino che allontana, la palla finisce nella zona di De Wall, che non è più De Wall oggi da quello che abbiamo visto. E mentre è impazzita la tribuna, e sentite, mentre c'è l'ammonizione di Avola che era diffidato e salta il prossimo match, ammonito, non ci sarà a Modica. Sorprendente Nissa, davvero. Adesso c'è questo pallone ancora, mentre c'è un fallo su Avola che rimane giù, una botta, calcio di punizione. Non ci sono, Michele, 12 punti di distacco tra questa Nissa e Siracusa per il gioco che abbiamo visto. Sì, io l'ho detto fin dalle prime battute di gioco, non sembravano esserci questi 12 punti di distacco, ora diventeranno 9 se tutto va come deve andare, e arrivato a questo punto tutto può succedere, davvero tutto può succedere, perché questa Nissa è la Nissa dei miracoli, è la Nissa dei 13 risultati utili consecutivi, frutto di 8 vittorie e 5 pareggi. Attenzione, ci prova Avola dalla distanza, fuori. E questa è una squadra che davvero può ambire al salto di categoria, è una Nissa che sta davvero giocando a altissimi livelli, quest'oggi ha dimostrato di non aver paura di nulla e di nessuno. Il Siracusa qui era venuto per fare la sua gara, per portare a casa l'intera posta in ballo, per chiudere definitivamente questo campionato. Ma un po' di presunzione, ha preso di petto, diciamo, fino a questo momento la Nissa. Sì, l'ha presa di petto, la Nissa sta dimostrando di essere una grande squadra, di non temere nessuno e di essere la principale antagonista di questo Siracusa che, ricordiamolo... Attenzione, Failla cerca... C'è adesso questo pallone indietro pericolosissimo e non riesce ad approfittare, ma arriva Garufo, incredibile giocata, ancora Garufo, e questo è un brutto fallo, e questo è un fallo da ammonizione per il numero 17 Gianluca Catania, ammonizione, calcio di punizione per la Nissa.
E sentite intanto impressionante l'urlo qui della tribuna per questo sogno che la Nizza sta vivendo oggi al Marco Tomaselli, un sabato vicini al Natale. Attenzione, Avola, ancora un traversone verso il centro, esce Fornoni, abbranca il pallone e rilancia l'azione del Siracusa che non si arrende, non demorde cosa. Poi Bonino alza il pallone a Candela, vediamo che succede, attenzione, c'è una spinta e calcio di punizione per farlo di cosa. Intanto Cosa adesso reagisce buttando il pallone, ci prova, vediamo un po', va Cosa a lanciarsi addosso al portiere bianco scudato. 17° minuto, Nizza 3, Siracusa 1 al Marco Tomaselli, e l'anticipo del campionato gironi della Serie D, trasmessa su Rai Sport Più, ma non in diretta, ma in differita alle 23:30. Calcio di punizione per la Nizza, c'è un problema per Sabatino che si tocca l'inguine, speriamo nulla di grave per lui. Avola, la palla per Basile che scaraventa in avanti e la sfera finisce in fallo laterale. La rimessa in gioco della formazione di Auteri, impietrito Auteri in panchina, Michele. Sì, impietrito, potrebbe anche essere una brutta sconfitta questa Siracusa che si potrebbe ripercuotere su anche l'andamento delle successive. Peccato non essere riusciti domenica a battere il Vittoria, perché altrimenti oggi staremmo a parlare di altro. Sì, effettivamente è un peccato, ci saremmo portati a meno 7 dalla vetta. Con tutto un girone di ritorno da giocare ancora. Dobbiamo anche dire che i 9 punti non sono tanti, sono 3 vittorie in differenza. Alla fine tutto può succedere, Siracusa quest'oggi sta perdendo e quindi non è la squadra imbattibile che tutti avevano pronosticato. La Nizza sta giocando una partita immensa, lo ricordiamo, ma anche Siracusa fino al 2-1 era ancora in gara. Calabrese come un leone, appoggio indietro per Avola, la palla è adesso ancora per la formazione bianco squadra di Gaetano, l'inserimento di Garufo, di Gaetano, è incredibile, 4-1, ma chi lo immaginava, 4-1 alla capolista. Ma un gran gol anche questo, tutto di prima, azione tutta di prima, è incredibile. E poi l'esecuzione a rete di Gaetano, precisa, con un gol esterno, è riuscito a mettere la palla all'angolino per il 4-1 bianco scudato, grandissima azione. Ora rivediamo anche l'azione, è una grandissima azione, è il 4-1, e ora vediamo l'azione, c'è l'azione di prima, partiamo. La rivediamo, e c'è questo pallone di Cutaia verso Di Gaetano, di prima, la palla verso Garufo, il pallone in mezzo e l'esterno sinistro! E l'esterno sinistro di Di Gaetano, 4-1, azione stupenda, 4-1. È spettacolo Nizza, Auteri è impietrito. Ma è impietrito già da qualche minuto, davvero incredibile quello che sta succedendo, i tifosi si stanno stropicciando gli occhi e questa è una Nizza stellare, una Nizza che sta giocando a calcio e merita davvero questa categoria che è quella di Serie D, ma potrebbe anche giocare tra i professionisti, perché chi gioca di prima vuol dire che gioca un gran calcio, tutto di prima. Un'azione davvero spettacolare, ancora tocchi di prima, il Siracusa non ci sta capendo più nulla e ora c'è un fallo anche del numero 14, è un 4-1 che non ammette repliche, ne abbiamo segnate 4 al Castiglione, ma questi sono 4 pesantissimi a una corazzata come la definivano tutti Siracusa. Non ci prendono più, dice, io vorrei sentire un grande che è il Lino Amico,
che forse non viveva da tanti anni questa emozione. È un'emozione grandissima, Lino. Noi non stiamo più sulla pelle. Sicuramente sono emozionato e sono commosso. Manteniamoci calmi, va bene. Va bene, Lino, è giusto che in lacrime, mentre adesso c'è un fallo, ammonito cosa? Davvero eccezionale questa squadra bianco scudata. Spettacolo. Mentre vedete questo fallo di cosa su Garufo, che rimane a terra. Speriamo che non si tratti nulla di grave, mentre l'inquadratura della tribuna e quindi anche della nostra postazione si rialza. Comunque Garufo, fortunatamente nessun problema per lui. Allora riepiloghiamo l'azione del gol, anche perché dobbiamo segnarla questa azione. Michele, riepiloghiamo l'azione. Sì, c'è stata questa azione con Avola che è riuscito al centro a dare un pallone d'oro per Di Gaetano. Di Gaetano ha allargato la sfera per Garufo. Garufo è riuscito a metterla al centro nuovamente per la corrente. Di Gaetano, ribadiamo, tutto di prima, e Di Gaetano con un esterno davvero capolavoro è riuscito a battere Fornori per il 4-1, il primo gol stagionale di Di Gaetano. Stupendo, è bella partita di Ciccio, attenzione, perché ha fatto un grande lavoro anche di copertura. Bella gara di Ciccio Di Gaetano, e ricordiamo anche il quarto gol stagionale di Calabrese, quindi che diventa il marcatore, diciamo, in questo momento principe, il cannoniere della formazione biancorossa, con 4 gol insieme a Garufo e allo stesso Budani. Attenzione adesso Sarli, ci prova Sarli, fuori, è calcio d'angolo, la respinta su tiro di Ginobili, ci pare. Calcio d'angolo. Che spettacolo. 23esimo minuto. Ancora c'è molto però da giocare. Attenzione. Garufo allontana poi anche Butaia. 4-1 al Siracusa. Incredibile ma vero. Attenzione adesso. Ancora calcio d'angolo. Acceso le luci qui al Marco Tomaselli, perché come sapete siamo in inverno e quindi fa, diciamo, buio presto. Sul fondo questo pallone di Sarli, il leone Siracusa, 41 punti, 35 gol, 5 soli subiti e 4 in una partita, e 4 in una sola partita, è incredibile. La Nissa ha segnato 4 gol, praticamente tutta la dotazione, e ancora non è finita. Mi dice Totò Scarandino, vieni Totò, abbiamo sentito Lino che era emozionato, penso che lo sarai anche tu da nisseno a vivere una giornata così davvero spettacolare. Ti dico solo una cosa, c'era mio padre che sentiva freddo, con 4 gol si è riscaldato e sente anche caldo adesso. Sta divertendo. Credo sicuramente di sì, perché a lui piace il bel calcio e oggi abbiamo visto tanto bel calcio. Lui si è solo preoccupato quando ha visto il 2-1, perché dice potrebbero sconcentrarsi e demoralizzarsi, poi così in effetti non è stato. Adesso è una punizione credo anche bella dura per il Siracusa. È una punizione forse alla presunzione di questa squadra, che probabilmente ha sottovalutato il potenziale della Nissa ed sta pagando a caro prezzo. Sì, però io non tralascerei il fatto che la Nissa sta giocando una grande partita. Attenzione, adesso cosa in area, spara alto, e l'azione sfuma. Rivediamo questa conclusione mentre c'è un cambio nella Nissa. Entra Calabrese ed esce Ciccio Di Gaetano, che viene, c'è il pubblico in piedi per Ciccio,
che fa segno al cuore. Grande prestazione di Ciccio al rientro dopo tanto tempo vissuto in ombra per un infortunio, poi piano piano ha lavorato, ci ha creduto. Vi racconto un particolare: ieri sera ci siamo incontrati mentre loro uscivano dal ristorante, i giocatori, e Ciccio mi ha detto queste parole: mi sento in grande forma, mi sento in grande forma, se il mister mi dà l'opportunità di giocare, attenzione adesso a questa uscita, se il mister mi dà l'opportunità di giocare io sento che segno. In effetti Ciccio ha segnato un gol importantissimo, quello che ha steso fino a questo momento il Siracusa. 26esimo minuto, però bisogna stare molto attenti a non concedere troppi spazi al Siracusa, un gol che potrebbe comunque rianimare la squadra di Auteri, anche se adesso la situazione è davvero brutta. Secondo me è finita per la squadra di Siracusa quest'oggi, deve accettare questa sconfitta, anche se è stata superiore, si dà un punto di gioco, l'approccio è stato magnifico dell'undici allenato da Boscaglia, e poi col passare dei minuti... Non è espulso per questo fallo un giocatore del Siracusa, per un fallo ha perso la testa Cosentino e viene espulso per questo fallo su, lo stiamo rivedendo, un'uscita bruttissima, spacca piede su Cutaia, bruttissima, e va giù il Siracusa. Oltre a perdere la partita, ora ha perso un po' la testa. Bordate di fischi per questo giocatore che viene espulso. E viene espulso. 10 contro 11. Guardiamo ancora questo fallo. Espulso dunque Cosentino. L'arbitro bravissimo fino a questo momento, hanno scelto sicuramente il miglior arbitro che c'era in circolazione. Assolutamente, per questa partita bisognava fare così. L'arbitro è una... non ha sbagliato nulla. Non ha sbagliato assolutamente nulla, una prestazione perfetta dell'arbitro. Non ha sbagliato, lo ripetiamo, nulla, ed è un arbitro di una categoria superiore. Punizione, Caccetta che è entrato, lo scambio ancora, Caccetta entra in area, Caccetta in mezzo, calcio d'angolo, adesso può arrivare la goleada. Senza ospiti in diretta TV questo calcio non ci piace più, dicono i tifosi della Nissa, ma all'ultimo, come sapete, Rai 3 ha fatto la diretta. Calcio d'angolo che batte adesso Desiderio Garufo, la rincorsa, il traversone verso il centro, esce il portiere ancora, Caccetta, la conclusione, rete! Rete, ma c'è il fuorigioco. Eh sì, abbiamo rischiato di realizzare il quinto gol con Failla, che Failla poi merita, tra l'altro è stato quasi in tutte le occasioni davvero determinante questo ragazzo, gli badiamo un classe 90, un misero puro sangue che sta davvero deliziando il pubblico, è un attaccante che riesce a far salire la squadra, un attaccante centravanti di Po, uno di quelli che servivano alla Nissa. Mezz'ora intanto cerca Cosa tutto da solo, Cosa sul fondo è l'unico che non si arrende, Cosa, devo dire che è un giocatore di carattere, di grande carattere Cosa, e quindi la delusione secondo me di questa partita è Sarli, abbiamo visto poco e niente. Sì, assolutamente, Sarli non si è visto assolutamente in questa gara, tranne nel primo tempo in qualche sortita offensiva ospite, ma Cosa è quello che veramente non ci sta a perdere, e ha veramente creato scompiglio nella difesa bianco scudata. Anche il centrocampo è davvero, il centrocampo del Siracusa davvero opaca la prestazione della linea mediana, mentre il primo piano dell'arbitro merita, il centrocampo della formazione bianco scudata e la difesa sono stati l'arma in più di questa squadra. 4-1
il Siracusa, il Leone non ruggisce più quest'oggi davanti a questa Nizza che possiamo definire, Michele, se il Siracusa è il Leone, la Nizza oggi è, cos'è, una pantera, cos'è? È sfuggita a tutti. Eh sì, è la vera sorpresa di questo campionato, non lo è più. Adesso Colletto, fallo, attenzione perché Cosa mi pare è già ammonito. Deve stare molto attento, però i due si abbracciano. Dicevamo 17 partite, non può essere più una sorpresa quella biancoscotta. Questo è un campionato da ricordare e soprattutto è un campionato ancora da disputare. Lo ricordiamo, ci sono ancora due partite del girone di andata e ben 17 partite del girone di ritorno, quindi tutto può succedere. La Nizza, se veramente continua in questo passo, può fare sognare. Attenzione, attenzione, adesso c'è il pallone che termina fuori, mentre qui in tribuna c'è la Ola. C'è la Ola che ci ricorda l'11 aprile. L'11 aprile è questa giornata, due giornate, Michele, storiche, no? Che ricorderemo per lungo tempo. Forse questa ha un po' soppiantato quella giornata. Sì, sì, perché è una partita di Serie D, la ricorderemo anche tra 40 anni. Diremo sicuramente, ricordi quel 4-1 inflitto al capolista Siracusa, quella squadra che non riusciva a battere nessuno, una squadra incredibile formata da giocatori che hanno calcato per tanto tempo i campionati professionistici. Ci riferiamo a Cosa, Sarli, Occhipinti, Berti e chi più ne ha più ne metta. Attenzione, adesso seguiamo questa azione, vediamo Calabrese, c'è l'uscita di Fornoni e anche una deviazione. Sì, dicevamo, questa Nizza che era partita così in sordina è riuscita ora a far capire che è veramente una grande squadra, soprattutto dobbiamo ricordare fino a questo momento del campionato, dopo 17 giornate, davvero le prestazioni importantissime di Garufo, che è sempre tra i migliori in campo. E c'è qui la tribuna che grida Boscaglia, Boscaglia. Direi, Michele, che i meriti di questo allenatore sono veramente indiscutibili, perché riuscire a creare un gioco, una squadra così unita, insomma, non è facile, veramente ci vogliono delle qualità non solo tecniche, perché la tecnica c'è, ma anche dal punto di vista mentale, psicologico. Sì, hai detto bene, sicuramente l'allenatore ha dato il suo contributo a questa squadra per diventare così, c'è voluto del tempo. Ricordiamo che l'allenatore con alcuni giocatori ci lavora da più di 2 anni e quindi sono giocatori che lui conosce bene, e quest'anno sono stati integrati elementi che stanno facendo altrettanto bene e che lui sta sfruttando al massimo. Ci riferiamo a Calabrese, allo stesso Failla e anche alla posizione di Bonino, che era un centrale, è diventato ora uno dei migliori terzini della categoria. Adesso chiaramente è un Siracusa piccolo piccolo quello che stiamo vedendo, in 10 uomini, e comunque oggi è andato incontro ad una batosta notevole. D'altra parte, voglio dire, forse ha sottovalutato un po' il potenziale di questa Nizza, forse tra l'altro si sentiva anche che prima o poi doveva arrivare questa battuta d'arresto. Fortuna ha voluto che è arrivato con la Nizza, che si conferma dunque una squadra davvero. Intanto c'è un fallo adesso su Avola, va a chiedere scusa a Giurdanelli, che viene redarguito però dal direttore di gara. La sconfitta del Siracusa ci poteva anche stare, ma per così con la seconda in classifica e con questo punteggio va davvero male, potrebbe lo... Attenzione adesso, attenzione, c'è Garufo che mette in mezzo Calabrese, Cutaia, la ribattuta. Dicevamo precedentemente, è una sconfitta che si può ripercuotere sul cammino del Siracusa, potrebbe far male. Auteri è impietrito, la squadra ha perso anche la testa e gioca in 10 uomini, la Nizza attacca ancora, attenzione Calabrese in mezzo e per poco non arriva il quinto gol. Peccato, perché Calabrese poteva siglare la sua indimenticabile tripletta qui allo stadio Marco Tomaselli. Lo ricordiamo che è un centrocampista, un mediano di spinta, sta giocando in una posizione che non è la sua, ma lo sta facendo alla grande come esterno alto a sinistra, e stava per siglare un terzo gol, sarebbe entrato nella storia, avrebbe portato via anche il pallone, come si suol dire in queste gare, si fa così. Calabrese merita tantissimo, era in gran forma e lo abbiamo detto anche precedentemente, perché
e mercoledì anche con la rappresentativa di Serie D è riuscito a siglare un gol inamichevole, è uno che merita la rappresentativa e potrebbe essere tra i convocati per febbraio, quando si disputerà il massimo torneo internazionale giovanile, la Coppa Carnevale. Attenzione adesso a Sarli, da qui non si vedeva, libera la retroguardia, 36esimo minuto, siamo vicini ormai alla finale del secondo tempo. Intanto c'è Sarli ancora, che non è stato sostituito, nonostante a nostro avviso proprio non abbia, diciamo, oggi tanto cosa, con palla che termina al lato. Si sente il pubblico, noi siamo Caltanissetta, è veramente grande emozione. Ho visto anche Rocco Pesce in lacrime, devo dire, poco fa, visto che c'è una pausa, Rocco, dicevo, ti ho visto in lacrime e mi stavo emozionando pure io, insomma, io sono uno che si fa prendere le emozioni ma riesce sempre a tenere tutto dentro, però appena ti ho visto, queste lacrime, insomma, è una liberazione per tutti, dopo tanti anni di purgatorio, vivere una giornata così. Appunto, hai detto bene Alessandro, dopo tanti anni di soffrire, oggi penso che è arrivato il giusto premio per noi sostenitori, per la dirigenza, per tutta la città. Quindi 11 aprile e questa giornata, qual è quella che ti ha toccato di più? Io personalmente questa la sento di più. Forse questa, perché l'11 aprile, attenzione intanto. Attenzione, Calabrese, palla là. Forse oggi, perché il salto di categoria lo scorso anno era messo in preventivo. Non era messo in preventivo questa goleada contro questo Siracusa, che è arrivato qui a Caltanissetta forse su un duolo. Ecco, forse con un po' di presunzione. Calcio d'angolo per la formazione biancoscudata, mancano 5 minuti al termine. Cutaia, l'inserimento di Bonino che entra in area, in mezzo, attenzione, ancora a Tamburello, un traversone con la mano, ma si prosegue, l'arbitro dice che non c'era il fallo di rigore, non ha dato il calcio di rigore, ha lasciato proseguire, magari lo rivediamo poi, ma per quello che conta, insomma. Mariniello, cosa? Rimane giù, adesso l'apertura da questa parte. Cutaia, ancora per Maglio Basile. Oggi chi dire il migliore in campo, Michele? C'è l'imbarazzo della scelta. Io darei un 8 politico a tutti. Sì, sono pienamente d'accordo. Sono tutti 11 migliori in campo. È una lista davvero stratosferica. Una presa però è strepitosa. Ottima condizione, tutti in ottima condizione. Hanno giocato un gran calcio. Meritano gli applausi del pubblico biancoscudato, che incita ancora la squadra di Firando Nissa. È davvero una partita da scrivere nella storia biancoscudata, un 4-1 che nessuno immaginava, questo Siracusa annichilito che potrebbe veramente ora risentirne nelle prossime partite. E ricordiamo anche tutta la squadra, davvero incredibile partita. La maschera di Sarli adesso, sconfitto lui, grande giocatore di gran classe, dobbiamo dire. La partita di oggi non oscura certamente le qualità di questo giocatore, che ha fatto vedere cose superbe, ma oggi con questa Nissa veramente non c'era nulla da fare. Siracusa ha retto nel primo tempo, ma sotto i colpi di una squadra che, quando si spinge in avanti, riesce a muoversi in questa maniera, è davvero difficile. C'è un cambio forse? Lo segnala il direttore di gara, 5 minuti al termine, sempre 4-1 il risultato per la Nissa, un risultato inimmaginabile, sognato forse, ci saremmo accontentati, che so io, anche di un pareggio volendo con una squadra così, ma ci stava 4-1. Il 2-1, lì eravamo tutti, speravamo che potesse finire in quel modo, ma non ci saremmo mai immaginati. Attenzione! La ovazione per Fabio Calabrese, tutti in piedi anche per lui. Grande Fabio, grande Fabio, entra in
Gnoffo, applauso per Fabio, prestazione super per il ragazzo bianco scudato che non ne ha più energia, ha dato tutto, è stato davvero grandioso Fabio Calabrese, forse io a lui darei 9, se a tutti gli altri diamo 8, ecco, diciamo così, a lui è una mia, diciamo, nel mio giudizio. Per quello che ha fatto è stato veramente grande. Attenzione, Avola che ha stretto i denti, ha giocato, non era al meglio, ma ha dato il suo contributo. Adesso questo retropassaggio, Cutaia, che dire di Cutaia, il gol strepitoso, davvero un capolavoro quello di Cutaia. Poi contenimento superlativo, e dire che Boscaglia aveva detto abbiamo avuto problemi per il maltempo e non siamo riusciti ad allenarci meglio. Allora diremmo a questo punto, Michele, che forse continuano ad allenarsi male se arrivano questi risultati anche, diciamo, meglio. Attenzione, Gnoffo sulla destra, cerca un traversone verso il centro e poi quella perla del capolavoro, il 4-1, che è un gol che rimarrà nella storia del calcio nisseno. Ancora la Nisse in avanti, c'è questa conclusione sulla destra, lo scatto di Gnoffo che cerca di mantenere il pallone in campo, ci riesce, poi è De Wall, perde palla con Gnoffo, va giù, c'è il pallone, finisce sul fondo. 42esimo. Michele, Alessandro, porta fortuna a chiamare i difensori ospiti De Wall. Allora dalla prossima partita chiamano tutti De Wall, così prenderanno 4 gol. Ma dobbiamo dire che Iodice è un giocatore di grande qualità. Attenzione, non è che i numeri ci sono del Siracusa, non dimentichiamoli. I numeri ci sono, solo questi. Però la Nissa con questo risultato non deve arrendersi, deve crederci, perché si dice finché c'è vita c'è speranza, ma qui non siamo a 3 giornate dalla fine, Michele, siamo ancora, c'è tutto un girone di ritorno da giocare, quindi voglio dire bisogna crederci, altrimenti attenzione adesso a questo lancio di Failla, per Failla che scatta, 44esimo, esce addirittura Fornoni e Failla va a commettere fallo, però giusta l'interpretazione del direttore di gara. Mancano 2 minuti al termine, 2 minuti, pensiamo che ci sarà una grande festa a questo punto, a fine gara immaginiamo, insomma, l'apoteosi per questo successo strameritato della Nissa. Certo, la Nissa ora non deve soffrire di vertigini, deve meritare questa posizione in classifica. Siamo arrivati a quota, diciamo, siamo a quota 32. Siamo a quota 32 punti, 29 e 3, sono 32 punti, il Siracusa a quota 41, quindi siamo a meno 9 dalla vetta. È una Nissa che deve stare con i piedi per terra, ricordiamo che questa è una partita che vale solo 3 punti, in ogni caso il campionato è lungo, deve giocare con questa intensità tutte le partite. Tu parlavi che settimana non si sono allenati bene, ma questa non era una partita dove si il maltempo, diceva Boscaglia. Sono allenati bene per il maltempo che ha condizionato tutta la Sicilia, anche Siracusa si è dovuto allenare sotto la pioggia, e ricordiamo che questa è una partita dove non c'è bisogno di allenarsi, bisogna avere solamente gli stimoli. Mister Boscaglia non ha fatto niente per forse 3 minuti di... perché sì, sono forse 3 minuti e appunto diciamo di stimoli, perché questa è una partita dove gli stimoli vengono da sé, e hanno dimostrato i giocatori che volevano fare una grande gara, ci sono riusciti, e veramente valore il merito, ed è questa una gara che ricorderanno anche loro, e sicuramente il merito è tutto di loro. È una grande giornata per il calcio nisseno, non la dimenticheremo facilmente. 3 minuti di recupero, il buon Antonio Argento da bordo campo indica con la sua lavagnotta, mentre è tutto pronto per il calcio di punizione. 3 minuti da questo momento, tutti a casa lei, gridano i tifosi, eh sì, a questo punto il Siracusa deve fare un buon bagno di umiltà dopo questa sconfitta, affrontato con troppa superficialità, ma direi che è stato sicuramente annichilito da una Nissa così forte, così determinata, così grande, dobbiamo dire, una grande, grande Nissa. Non ci stancheremo mai di dirlo. Il primo minuto di recupero è andato via, ormai si gioca solo per onor di firma, chi l'avrebbe mai detto, cari telespettatori, che dovevamo vivere 25 minuti di questa partita così
d'Accademia e l'Anista ce li ha regalati. È un regalo in più che ci fa, oltre alla grande prestazione che è riuscita a sfoderare oggi con dei gol bellissimi, delle geometrie, dei tocchi individuali, mentre adesso c'è il fuorigioco di Cosa che viene segnalato, Cosa che mette verso il centro, naturalmente cerca di finire con onore il Siracusa questa partita, ma Cosa è ammirevole per l'impegno che ci mette anche sulle 4-1. C'è il presidente della Lega Sicula, Sandro Morgana, che sta per andare via. Se magari ci raggiunge in questo finale da Nisseno, ci farebbe piacere poterlo sentire, perché chiaramente vorremmo anche sentire il suo giudizio da dirigente, massima autorità del calcio siciliano. E a Nisseno puro sangue, manca un minuto al fischio finale, ci sono gli abbracci per Sandro Morgana, che è davvero raggiante. E dicevo, da dirigente Sandro, intanto seguiamo questa azione perché siamo proprio nel finale. A tifoso Nisseno, questa è una grande giornata, una pagina che resterà nella storia. Finisce forse qui? No, ancora no. Ed è una grande partita, un grande pubblico, 4.000 spettatori, un risultato eccellente. Intanto esce, scusami, uno dei grandi protagonisti, Pietro Cutaia, gol stupendo al 36esimo, una parabola girata. Consentite una cosa, peccato che non ci siano stati siracusani. Peccato vero. Sarebbe stata una grande pagina del calcio siciliano, perché io sono convinto che sarebbe stata una partita corretta. Sono veramente contento. Si è comportato. Pubblico meraviglioso, io non venivo al Palmitelli, non venivo al Pian del Lago ormai credo da 2 anni, da 3 anni. Ci sentiamo, quindi sono veramente veramente contento, veramente contento. Grazie Sandro, in bocca al lupo sempre per il tuo lavoro di dirigente, ci vediamo presto a Calcio Club. Grazie a Sandro Morgana, che è felicissimo, e naturalmente manca poco, 30 secondi ancora da giocare. Con Sabatino che spazza, serve solo il fischio finale che arriva qui! La Nissa travolge il Siracusa per 4-1 e ridà un po' di slancio a questo campionato, ridà un po' di slancio a questo campionato che sembrava morto, con questa squadra che doveva ammazzare tutti e che invece qui è stata surclassata. Una lezione di calcio che difficilmente dimenticheremo. C'è la grande festa a centrocampo, i saluti, mentre c'è anche l'inno della Nissa adesso, il saluto a centrocampo. Noi siamo Caltanissetta e vedete i tifosi che salutano per questo 4-1, mentre, come succede nei grandi momenti, c'è We Are The Champion, mi pare, mentre stiamo rivedendo lo stupendo gol di Calabrese ancora, e poi quello di Ciccio Di Gaetano che segna il 4-1, spettacolo, guardate un po', eccezionale, tutto di prima. E adesso si va prima in curva, i tifosi vanno verso la curva e poi i giocatori vanno verso la curva e poi toccherà qui sotto alla tribuna per questo giocattolo meraviglioso che si chiama Nissa. Il presidente Mannino, che non sta nella pelle, è giù. È una grande giornata, è una grande giornata, Totò, questa. Nessuno ce la può togliere, non so come finirà questo campionato, ma sicuramente questa è una delle pagine più belle da incorniciare del calcio siciliano. Una bella pagina, e adesso dovrebbero essere qui i giocatori sotto la tribuna a festeggiare con noi, con questa tribuna che ci ha regalato grandi emozioni, questo grande pubblico, l'emozione che ha preso anche noi. Guardate lo score, 4-1, Calabrese grande protagonista, ma tutta la squadra. Ecco qui la Nissa, la grande Nissa qui davanti ai 4.000 del Marco Tomaselli, 4.000
tifosi che gridano Nissa, Nissa, e finisce con la festa, con l'apoteosi per questa squadra fantastica che continua a farci sognare, e lo fa dall'anno scorso, e chissà dove arriverà, chissà dove arriveremo, Michele, con questa squadra, non lo sappiamo, non poniamo limiti. Non ci poniamo limiti, Alessandro, è bello così, è bello sognare, i sogni a volte diventano realtà, quest'oggi lo è stato così, e siamo davvero felici, strafelici, ci sarà da festeggiare per tutta la sera, e sicuramente i tifosi biancoscurati saranno lì anche a vedere stasera la partita in replica alle 23.30 su Rai Sport Più, e veramente... Poi anche da noi la domenica alle 14 e alle 20.30. Ci sarà da divertirsi, da gustarsi questo 4-1 indimenticabile, inimmaginabile alla vigilia, e che davvero non pone limiti a questa squadra che può puntare davvero in alto. E dopo questa giornata fantastica con questo quadro e questo pubblico bellissimo, vi salutiamo, vi saluta Alessandro Silverio, vi saluta anche Michele Di Giugno. Alle prossime partite il sogno continua, lo diciamo con forza, il sogno Nissa.